come si dice? Cigno Cigno! 8.000 piante! Latte! Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui su un nuovissimo video vlog, cioè vlog, più che altro è un video dove vi racconterò, scusate per il ritardo ma in questi giorni ho davvero avuto pochissimo tempo per registrare qua, per mettermi faccia a faccia con voi, con la webcam e con il e appunto vi volevo raccontare la mia esperienza dell'Etna Comics. Vi direte, mi bevo che c'è Ciuci fai video, no, più che altro è tanto giusto per parlare un po' e ne approfitto pure per raccontarvi la giornata. Allora, io sono stato all'Etna Comics esattamente il 7 giugno. Fatemi guardare subito perché non me lo ricordo. 7 giugno? Sì. Sono stato all'Etna Comics sabato 7 giugno. Allora, come ho vissuto quella giornata? Bellissima, fantastica. No, seriamente, mi sono divertito tanto. Quindi, cominciamo dall'inizio. Cominciamo dall'inizio, proprio dall'inizio, inizio, inizio, quando ho delle pecore. Quel giorno sono andato, cioè, vabbè, proprio cominciamo proprio dall'inizio, ma proprio dall'inizio. Allora, i miei si sono conosciuti nel lontano 1960. E no, non è vero, nel 60 mia madre non era ancora nata, ho appena detto una corbelleria. Si sono conosciuti nel 1975. Nell'86 si sono sposati. Dopo che si sono sposati, nel 92 hanno fatto zum zum biribili bum bum. Nel 93 sono nato io, esattamente il 3393. Dopo quel giorno sono passati, vabbè dai, baggianate a parte, sabato sono stato all'Etna Comics, vi racconterò tutta la giornata, come l'ho vissuta io e basta, perché c'è, cioè, il canale mio e vi parlerò della mia esperienza, cioè non è che il canale mio e vi parlo dell'esperienza di Barbara D'Urso, cioè parliamone, no. Allora, cos'è successo sabato? Allora, sabato mi sveglio con la mattinata intorno alle 6, perché c'era il pullman verso le... che ora erano? Oddio, verso le 7:30. Controlliamo sul sito, controlliamo al plurale, perché quel giorno sono andato all'Etna Comics con Marco, che oramai conoscete tutti, con Peppe, che anche lui oramai conoscete benissimo, con Vivi, ovvero Vincenzo, che sarebbe il cugino di Marco, nonché amico mio. C'era anche Dorian B che abbiamo incontrato là, e poi lui, lui. Cioè, lui, cazzo! Vuoi dire, ma lui chi è? Un pazzo, un amico mio, anche lui, che si chiama Marco. Poi vabbè, poi c'era la sorella di Marco e un'amica della sorella di Marco, perciò eravamo tipo 7 o 8. Comunque, ci organizziamo, diciamo, tutti insieme. Raga, ma che ne pensate? Andiamo a Lettera Comics e tutti... Sì! A che ora ci vediamo? Alle 6:30 circa sotto casa mia, visto che c'è alle 7:30 il pullman, cioè andiamo. Allora, tutti contenti, sì! Andiamo alla stazione dei pullman qui a Palermo e tutti contenti andiamo alla biglietteria. Scusi, signor bigliettaio! Il bigliettaio si gira, dimmi, cioè dicetemi, noi lo guardiamo, ci servirebbero 8 biglietti per andare a Catania. Il pullman è pieno! Come, il pullman è pieno? No, ci sono solo 2 posti liberi. Come 2 posti liberi? Sì. Cosa esiste? Esisto cazzo, esisto cazzo. Cioè, l'anno scorso, quando ci sono... Vabbè, l'anno scorso siamo andati io, Marco e Marco. Marco mio cugino. Cioè, il pullman era, non dico vuoto, ma l'anno scorso, quando sono andato all'Etna Comics, non c'erano tutte queste persone. Cioè, c'erano almeno un 6-7 posti liberi, almeno, se non di più, eh. Quest'anno invece no, siamo arrivati là, no, solo 2 posti liberi. Voi che siete 8, non pensa che partono 2 e gli altri 6 rimangono qua? Eh no, appunto, il prossimo pullman è quando è? Eh no, sai, il prossimo pullman è alle 9. Quindi siamo stati dalle 7:30 fino alle 9, lì, sotto il sole caldo mattutino, lì. Poi io c'avevo pure la maglietta nera, quindi il nero si sa che attira la luce. Che bello, è stato bellissimo. Comunque vabbè, siamo stati lì 1 ora e mezza a cazzeggiare, siamo andati tipo a fare colazione al bar, bla bla bla, cazzate vari. E vabbè, tempo del pullman, siamo saliti sul pullman,
diciamo, ho scritto qualche post su Facebook, tipo che bello si parte, un'ora e mezza d'attesa, sì che bello. Comunque ho scritto qualche cazzata su Facebook. Beh, ho pensato, mi appisono 2 secondi nel pullman, te, il tempo del viaggio, visto che sono 2 ore, passa di viaggio, 2-3 ore. Ma non mi ricordo a che ora siamo arrivati a Catania, comunque più o meno ho scritto pure il post quando siamo arrivati. E mi sono appisolato un attimo, Peppe ha avuto la brillante idea, ma sì, facciamogli la foto mentre dorme e la pubblichiamo su Facebook. Quella foto ha fatto tipo il record di mi piace Best Day in the World nella mia pagina Facebook, perché ovviamente io che dormo fai meglio like, poi magari un post serio tipo che parli, non lo so, tipo della fine del mondo nel 90, un esempio, sto inventando cagata a parte, 30 mi piace. Perché? Perché così, perché è fico, ma va bene così. E nulla, dopo il viaggio siamo arrivati e siamo andati appunto alla biglietteria per fare il biglietto. Abbiamo fatto la fila, siamo entrati, da lì il delirio. Cioè, già, il tempo che facciamo il biglietto, che abbiamo pagato tipo, quanto era il biglietto? 10 euro? Sì, 25 euro di pullman. Con precisione 24,80€. 35 euro abbiamo speso, vabbè, poi i soldi per mangiare latte 40 euro circa, no ma che 40 euro di più perché ci siamo fottuti, vabbè, a pranzo poi ci arriviamo. Siamo arrivati là verso le 11:30 tipo, boh vabbè, ma comunque l'avevo detto nel video precedente che si arrivava verso quell'ora là. Che cosa è successo? Cioè il tempo di entrare, ma entrare nel senso, cioè dalla biglietteria che comunque è esterna, ahimè non ho video, comunque ho poche robe dell'Etnacomics, poi comunque le foto con voi le metterò tutte dopo, tra un po', non vi preoccupate, almeno tutte quelle che ho recuperato, più o meno quelle che mi avete inviato su Facebook ce le ho. Chiedo scusa se ne mancherà, se ne mancano qualcuna, ma raga, cioè, capite bene, no? E appunto, niente, facciamo il biglietto, ci appropinchiamo verso l'entrata, che c'erano i tizi, gli omoni, che fa, biglietto. Cioè, dovevi andare col braccialetto, che loro ti mettevano sto braccialetto di carta al polso, perché appunto è un braccialetto, non è, se no era... Quindi. E ci mettono sto coso al polso e possiamo entrare. Da lì, cioè, mi mettono sto coso, faccio 2 passi. La prima persona, Peppo! Io, che non sono io. Come non sei tu? Ti riconosco, tu sei lo youtuber. Lo youtuber, incredibile. Lo youtuber. Mamma mia, è famosissimo youtuber, dicevano all'epoca. E niente, da lì, ogni passo che facevo mi fermavano in 20. Incredibile. C'è Peppo la foto, Peppo scopriamo l'amore, l'orge, incredibile, ero sconvolto. E bello, sono stato tipo all'incirca mezz'ora, tipo lì, cioè mezz'ora dall'ingresso a, cioè dall'ingresso esterno all'ingresso interno, perché c'è tipo una specie di porticato dove quelli ti mettevano il braccialetto, tipo i controllori, come cazzo li chiamano, cioè quelli della security. Cioè da lì poi c'è l'entrata interna che ti fa accedere appunto alla struttura. Cioè li hanno fermati in 300.000. Allucinante. Webcam non laggare, anche ti insulto tipo. E mi hanno fermato tipo foto, bla 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 bla. Mamma mia. Poi a un certo momento arriva una ragazza. Non si sa chi, non si sa perché, non si sa dov'è, non si sa com'è. Arriva questa ragazza, ma gridando, cioè avrete presente le urla che faccio nei video? Lei le ha superate tutte. Mamma mia, cioè è arrivata sta ragazza urlando, tipo, mi è saltata addosso, mi ha stuprato. Oddio, ho sentito la porta e ho detto, Dio, mi è entrato mio fratello, ma mi spia. No, appunto, mi è saltata addosso, tipo, mi ha abbracciato. Ho detto, che è successo? Dobbiamo fare la foto, che mio fratello, minchia. Madonna, ma... allucinante. Allora, ok, mentre io meno il pop filter, allora, appunto arriva questa ragazza, dopo che mi è saltata addosso urla, io ci prendo la mano e mi metto a urlare pure io. Lei mi fa, beh, ma la foto, che amore, piglia il cellulare, sì, lo sto prendendo, amore, dai, veloce. Lei esce un cellulare tipo, vabbè, un cellulare con la fotocamera ed era tipo tutto scheggiato. E io allora tutto, minchia, la foto, minchia, tutta sminchia, spacca di bro, minchia, zio, minchia, io bro, che ha visto la serie di Out, la sta capirà. E niente, minchia, ci siamo messi a urlare, bla bla bla. E quindi tipo per un'ora siamo stati là, tipo con la gente che mi urlava, Peppo mi fermava, io, Dio,
mentre Peppe è l'amico mio che tentava invano tipo di rapinarmi, tipo Peppo vieni qua, Peppo tu guarda, ma Peppo, ma vedi un po', guarda che ce l'ha, io che cosa c'è là, Peppo guarda, ma non ci crederai mai, non c'è un cazzo, però vieni. Quindi no, nulla, tentava di rapirmi e derubarmi delle, no, comunque no, baggianata a parte, comunque è stato bello. Poi, poi in tantissimi hanno fermato a Marco, pure a Peppe alcuni. Madò, raga. Io ero contentissimo. Marco non se l'aspettava. C'era gente che veniva, un ragazzo è venuto da me e mi fa Peppo. Oddio, dimmi, che c'è? C'è Marco! Sì, c'è Marco! E dov'è? Da qualche parte, buttato via nell'Etna Comics. Madò, un casino di persone che tipo l'hanno riconosciuto e mi ha fatto un piacere immenso. Nulla. Più o meno, questa è stata più o meno la giornata. Poi c'è stato un momento, verso mezzogiorno l'una tipo, tra urla e sbraitamenti, che mi hanno cerchiato in una trentina, ventina circa, e vi farò vedere cosa è successo, no? Me lo fa vedere il cartello, gentilmente. Vabbè, non c'è la foto col cartello perché è bellissimo. No, ti sto facendo il video, deficiente. Tutti! Me lo fate tutti un signor Chip, perché lo volevo mandare. Aspetta, come si dice? Signor Chip! Avete visto, cioè, è stato bellissimo, raga, ci siamo messi là e abbiamo urlato Signor Chip! Yes! L'abbiamo urlato tipo in una trentina. Webcam non laggare, ti insulto come si insultano le webcam, schifoso. La ruttita. Che stavo dicendo? Me lo sono dimenticato. Non mi ricordo. Ah, vedete, ma perché non hai le cuffie? Perché fa caldo! E che succede se fa caldo? Ti metti le cuffie e sudi come una capra. Oh sì, capra. Oh yes, motherfucker. Non c'è caldo, seriamente, c'è tanto caldo. Guardate come sto sudando, guardate come sudo. Guardate, vedete pure il sudore di Peppo in HD. Yes. No, vabbè. Wow. Nulla. Poi che abbiamo fatto? Ah, beh, poi mi sono guardato un pochettino l'Etna Comics. Ho fatto le foto, ho fatto un paio di foto con altri youtuber. Ho fatto tipo la foto con Fraus. Tipo, poi ho incontrato pure Dorian B, vero? Ho incontrato Dorian B, ho incontrato Mirmo. Mamma mia, risate. Madò mi risate. Mi sento un test fat. Allucinante. Comunque, tutto quello che ho ve lo caricherò. Poi ho fatto appunto, come vi ho ripetuto prima, tantissime foto con voi, che quelle che ho ve le caricherò tipo tutte ora! Se ne manca qualcuna, ragazzi, vi chiedo scusa, ma appunto, come ho detto prima, perché se non mi ripeto non sono io, capite bene, ragazzi, se ne manca qualcuno vi chiedo scusa. In ogni caso, se ne manca qualcuna e tu sai che la foto manca, la risposta è le barbabietole alle gambe corte. E quindi, dopo aver detto questa cosa, ovviamente importante per il corso, per tutto il corso del video, vi dovrei dire qualche altra cosa. Ah, il pomeriggio. Che cosa abbiamo fatto nel pomeriggio? Siamo andati a mangiare verso l'una e mezza, verso le due passate. Siamo andati a mangiare. Io sto ancora sudando. Signorina, fa caldo, signorina! Ah! Ok. Ora fa più caldo di prima. Che urlare fa caldo. Fa sudare, urlare fa. Aspettate un attimo. Oh. Yeah. Io e te andremo d'accordo. Ok, dicevamo, mi fa piacere che mi avete detto che il ventilatore non fa rumore, ergo sapete che vuol dire me lo sparo in faccia tutte le volte. Infatti mentre registro sempre il ventilatore acceso, però lo levo perché non fa fico. No, così sei diretto verso il microfono, è diretto verso il microfono. No, cattivo non si fa. Ho tirato, ma perché lo meno sempre su pop filter qua? Appunto, voi sapete che si chiama pop filter, perché appunto è
ascolta il pop. Allora, dicevamo che dicevo, non me lo ricordo. Ah sì, siamo andati a mangiare. Siamo andati a mangiare all'Alibaba, mi pare si chiami, o all'aldilà, o all'Ipercop. Dove siamo andati? Alibaba, boh, non mi ricordo. Siamo andati a mangiare tipo un locale tutto rosso dove facevano le piadine kebab. Oh, in quel momento il mio palato superiore assieme al palato quello sotto erano in un intercalare di sapori iper mega ultra. Oh. Ma quando stavo sbavando c'erano robe buonissime, infatti mi sono mangiato tipo due piadine kebab. Buonissime, ve lo consiglio tantissimo. Se siete di Catania e non conoscete Ali Baba, Lulu, mi sono mangiato tipo due panini kebab. Uno bastava, però siccome io sono stronzo e mi piace mangiarmi, sono mangiati due. E madò che erano buoni, ma favolosi. E poi nulla, poi siamo tornati là perché alle 4 ci stava lo spettacolo di Maurizio Merluzzo. Chi non conoscesse Maurizio Merluzzo è cioè il protagonista di Cotto e Frullato, ma le risate, hanno fatto un cojo, come si dice, uno spettacolo, punto di... Cioè, capito, no? Cioè, proprio una cosa di Cotto e Frullato hanno fatto. Cioè, Maurizio che frullava le varie robe, poi le beveva. Mamma, raga, cioè, detto così, non sembra stato bello, ma è stato bellissimo. Perché comunque Maurizio ha un modo di intrattenere, cioè stupendo, cioè riesce a coinvolgerti in una maniera allucinante. Poi certe battute con Paolo, come si chiama? Paolo Castellammare, Paolo Cellammare, come si chiama? Paolo Cellammare si chiama, non lo so. Paolo, vabbè, comunque con il suo collega, amico, no, hanno fatto uno spettacolo bellissimo. Mi sono divertito troppissimo, seriamente è stato fantastico. Poi che cosa abbiamo fatto? Poi sì, vabbè, siamo stati tipo un'ora e mezza a guardarci lo spettacolo e a fotterci da ridere tutti insieme. E da lì poi basta, più o meno. Cioè più o meno questa è stata la mia giornata. Cioè sono stato là in giro, guardato, non ho comprato nulla perché non mi interessa comprare nulla. E cioè più che altro vado a questi eventi perché mi piace proprio vedere proprio gli eventi, fare oh mio Dio. Ho visto pure un paio di ragazze che hanno fatto cosplay. Poi mi sono fatto pure la foto con Spider-Man, che sicuramente avrete visto prima. E però con le ragazze cosplay un pochettino mi vergogno, perché tu dici vai da quella là, tipo c'ha le tette di fuori, signorina se la fa una foto, è quella, oh dai, sono timido. Dici, ma che... Comunque, sì, bella cosa. E poi nulla. Diciamo che mi sono divertito, è stata una bella giornata. Poi, sì, siamo ritornati verso le... Che ore erano? Oddio, non mi ricordo. Abbiamo preso il pullman è delle 7:30, mi pare, delle 19:30. Siamo arrivati a Palermo verso le 11, 10, boh, non mi ricordo. Verso le qualche comunque sera, già sera tipo, cioè già sera tardi, tornati, poi boom, mi ha accompagnato Peppa a casa e sono andato a letto. No, ho fatto un video su Facebook e poi basta. Non penso di non essermi dimenticato nulla. Lo spettacolo di Morigo, vabbè, mi sono divertito tantissimo, appunto a incontrare tantissimi di voi. Poi c'è stato un momento che c'erano dei ragazzi che mi cercavano. Mi pare che c'era un ragazzo solo che mi cercava col cartello "cerco Pepo". Allora, questo ragazzo camminando per l'Etna Comics, piano piano si è portato dietro tutta una folla. Almeno mi pare che mi abbiano raccontato così, ora non mi ricordo se comunque erano un paio di ragazzi. Cioè avevano sto cartello, comunque nelle foto l'avrete visto, sto ragazzo col cartello verde. Che bellissimo cartello, mi è piaciuto davvero tanto. E questo cartello "cerco Pepo", tipo andando in giro per la fiera, ha radunato tipo un esercito, no? Poi c'è stato un momento in cui sono venuti i ragazzi: Pepo, c'è gente che ti cerca. Chi è? Chi mi cerca? No, ci sono dei ragazzi che ti cercano, hanno un cartello così, "cerco Pepo" e "free hugs". Vabbè, sono arrivati, un ragazzo arriva
E mi fa... Beh, tra la scena mi violentano tutti, tipo la foto, l'autografo e bla bla bla. Ma poi c'è stato un momento che un ragazzo mi chiede: Pepo, ma un abbraccio te lo posso chiedere? Io ho detto: minchia, un abbraccio. Lì li ho abbracciati tutti. Quanti erano? 30-40? Lì ho abbracciati tutti. È stato il momento più bello del mondo. Seriamente, se ci incontriamo, se mi vedi, vabbè, se mi vedi per strada dubito perché comunque, cioè, non esco mai. Però, cioè, se mi vedi, sappi che abbraccerò anche te. Non è un... Cioè, vabbè, no, non lo so se ti abbraccerò, però... Boh. Ah, ma poi c'è stato un momento! C'è stato un momento... No, raga, ma ve lo devo dire! Ve lo devo dire! Io lo sapete come racconto. Racconto un pochettino la cazzo di cane. Sì, vabbè, veniamo il microfono. Oh, oh, oh. Popo Fitte, stai su, no, non t'ammosciare. Poi c'è stato un momento... Che sono entrati dei ragazzi. Avete presente quelli che a tutti gli eventi fanno sempre tipo i duelli di spade di cartone? Cioè quelli, almeno mi sembra che erano quelli, perché tipo erano vestiti appunto da banditi, guerrieri, ste robe qua. E appunto ci sono sempre questi ragazzi che fanno le lotte con le spade di cartone per vedere chi vince, tipo sta roba qua. Mi sembra che erano quei ragazzi là. Sono entrati a Lettera Comics e hanno cominciato a urlare qualcosa. Non mi ricordo che cosa in questo momento, ma era una cosa che finiva per osso. Mi sembra tipo... Non mi ricordo, ce l'abbiamo grosso. Concordavano, ce l'abbiamo, un esempio, non mi ricordo la frase, però era una roba del genere. Ce l'abbiamo grosso, ce l'abbiamo grosso, ce l'abbiamo grosso. Io mi sono emozionato, cioè mi sono preso, tipo, perché ero in quel momento, ero iperattivo, e ho cominciato a urlare, secondo il mio cervello, lampo rosso. Da lì le 50 persone che mi circondavano, appunto quelle col cartello cerco per, hanno cominciato a urlare assieme a me: lampo rosso, lampo rosso, lampo. Stata la cosa più bella del mondo. No, basta, è stato bellissimo. Mi pare che c'ho anche la clip di questa roba qua. Rosso, lampo rosso, lampo rosso. Quindi nulla, ragazzi, alla fine va, tirando le somme, è stata davvero una bellissima giornata. Mi sono divertito tanto. Mi dispiace esserci stato solo sabato, però vabbè. Vabbè, pazienza, dai signorina, pazienza. Mi ha fatto anche tanto piacere rivedere Dorian B, mi sono divertito tantissimo, cioè, ma tantissimo, mamma mia, cioè, è stato fantastico. E non lo so, ragazzi, magari ci saranno prossimi eventi, boh, non lo so, tanto alla fine quanto ho speso? 35 euro più il mangiare, te mettiamo 45, te 50 euro ho speso, ma ho passato una giornata bellissima, quindi 50 euro meglio spesi di tutta la mia vita, seriamente, mi sono divertito molto di più dell'anno scorso. Mi dispiace soltanto che non ho avuto la possibilità di vedere Marco Merrino, cioè l'ho incontrato giusto di sfuggita assieme a Ciccio Merrino. Cioè li ho visti proprio di sfuggita, così tipo tiu, 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 tiu. Poi appunto avevano un casino di cose da fare, tipo non li ho più rivisti. Nulla. Poi che altro dirvi? Nulla. Vedremo. Fatemi sapere come, se siete stati a Lettera Comics, vi siete divertiti. Vi chiedo scusa per il ritardo del video, ma come vi ho detto inizio video, appunto è stato un casino. Però ce l'abbiamo fatta. Cioè, bravo Pepo. Poi che cosa? Indovinate che parola sto per dire? Nulla! Sì. Video! Video! Oh yes, motherfucker! Non farmi incacciare, divento un Pepo brutto! Ok, basta. Poi cosa? Nulla! La. Yes! Basta, no, sì, mi sono divertito, sì, vabbè, poi sei ripetitivo, ma dopo Pepo ti sei divertito, sì, bravo, ci hai fatto le palle così, per favore chiudi il video, ci hai rotto il cazzo, perché è tipo... Ma aspetta, ma sta luce è troppo forte, secondo me tipo la luce è troppo forte, tipo mi fa tipo... Cioè tipo bro, capito, cioè, quando parli con me cioè, devi essere tipo... Cioè tipo... Oh, hai capito, ciao fratella, Oh minchia, stai zitto, minchia, ti prendo a testate, mi tipo in mezzo agli occhi, cioè ti faccio diventare Tenzing, oh zia, minchia, porta rispetto. E quindi, ma non lo dirò più nulla, perciò, quindi, niente. No, che non va, sono un coglione. È stato bello, mi ho divertito. Pepo si dice mi sono.
E mi sono divertito, è stato bello e basta, 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 perché già vi ho fatto due coglioni grossi quanto un armadillo. E basta, basta. Quindi se vi è piaciuto fatemelo sapere qui sotto. E fatemi sapere se mi sono spiegato bene, magari se mi sono spiegato male, magari non avete capito qualche cosa. Se non avete capito qualche cosa è normale, perché io mi spiego come un libro chiuso non ancora scritto. E lo scrittore deve ancora nascere. In un'epoca già passata. Cioè capite bene che quello che spiego io è un pochettino un problema. Quindi, se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un pollicione in su qui sotto al video. Commentate, condividete, fatemi sapere appunto cosa ne pensate. Se siete stati a Lettana Comics... ma la webcam fa scatti. Non lo capisco, va a scatti o sei fluida? Cioè non ti capisco. Ah, perché ci vuole la messa a fuoco. Vuoi vedere che si possa... adesso va fluido? Io dopo 25 minuti mi accorgo che... Vabbè, comunque, ma sì, tanto che ci frega, che ci importa. Io mi prie e mi mangio una torta. Vabbè, noi ci vedremo ad un prossimo video. Spero di non avervi ammosciato le palle. Comunque nulla, ragazzi, vi voglio bene. Ad un prossimo video. E sicuramente ci beccheremo ad un altro evento, perché comunque io amo ste cose. Mi diverto troppo, mi diverto troppo. Quindi ad un prossimo video, vi voglio bene e ciao ciao! Ho tirato un cazzotto alla mia faccia e alla... Ho fatto di nuovo... Perfetto, sì, bravo Pepo, la prossima volta che saluti cortesemente non sputare sul pop filter e cortesemente non menarti. Arigato!